Adesso. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie Giuliana della presentazione e questa mia lezione verterà, così come da titolo, sulla letteratura degli anni 90, quindi l'ultimo decennio del XX secolo, dividendo questo ultimo decennio in due metà, una prima metà, una seconda metà. Nella prima metà ci si riferirà soprattutto a un tipo di scrittura identitaria e nella seconda metà degli anni 90 invece prevale un cannibalismo narrativo di più difficile definizione. Ecco, per quello che riguarda la prima metà degli anni 90, ho scelto di considerare tre opere letterarie particolarmente importanti, in qualche modo manifesto di questo primo lustro degli anni 90, ovvero Silvia Vallestra con Compleanno dell'Iguana del 1991, una raccolta di racconti che si apre in realtà con un racconto lungo molto importante per quello che dobbiamo dire all'interno di questa lezione, ovvero La via per Berlino. Giuseppe Culicchia, Tutti giù per terra del 1994 e Enrico Brizzi, Jack Frusciante, uscito dal gruppo sempre del 1994. Per quello che riguarda invece la seconda metà degli anni 90, quella che nella slide ho indicato un po' come linea cannibale, ho scelto di prendere in considerazione due antologie di racconti, che furono altrettanto importanti quanto i romanzi identitari della prima metà degli anni 90. Ecco, queste due antologie sono altrettanto rappresentative del clima culturale, non soltanto letterario, della seconda metà degli anni 90. In particolar modo Gioventù Cannibale, a cura di Daniele Brolli, una pubblicazione Einaudi, nella importantissima collana Stile Libero, che vede la propria nascita proprio in questo decennio e che era rivolta da Severino Cesari, ripeti, soprattutto a un pubblico di lettori più giovani, diciamo così. Era un tentativo anche di svecchiare, tra virgolette, la produzione di Casa Einaudi, o meglio ancora di rivolgersi a una nuova categoria di pubblico, un nuovo target. Dall'altra parte, nel 1997, quindi un anno più tardi, viene pubblicata un'altra antologia importante di racconti, Tutti i denti del mostro sono perfetti, a cura di Valerio Evangelisti. In questo caso siamo con la casa editrice Mondadori e la collana è la collana Urania. Si tratta in particolar modo, infatti, di racconti legati a un contesto di sviluppo di una neo-fantascienza che aveva anche molto a che fare con il fenomeno letterario del cyberpunk, Gibson in particolare, e naturalmente questo cyberpunk in America, negli Stati Uniti d'America, si era sviluppato precedentemente a quanto non accada relativamente alla sua ricezione in Italia. Ecco, entrambe le antologie, sia Gioventù Cannibale sia Tutti i denti del mostro sono perfetti. Sono aperte da un racconto di Niccolò Ammannichi, che sarebbe diventato e ancora oggi è uno degli scrittori più noti del panorama narrativo italiano. Ecco, per quello che riguarda la prima metà degli anni 90 e quindi relativamente ai romanzi identitari, la prima cosa che vediamo, la prima cosa che salta all'occhio è questa scoperta specularità tra scrittori, autori che immaginano dei personaggi, dei protagonisti che in qualche modo li rappresentano o rappresentano il contesto culturale, la generazione di cui gli stessi autori fanno parte, e la specularità riguarda anche naturalmente i lettori che si possono perfettamente riconoscere nei personaggi creati dagli autori stessi. Autori e lettori si sentono oltretutto vicini dalla condivisione del momento giovanile culturale che si stava vivendo allora nell'ultimo decennio del Novecento. E quindi abbiamo
In questi romanzi un ritratto socio-sentimentale, ecco, del tempo vissuto al presente, quindi non è uno sguardo troppo rivolto all'indietro. Lo sguardo si rivolge indietro di 1, 2, 3 anni in realtà. Infatti Silvia Ballestra ambienta la vicenda della Via per Berlino nel 1988. Sappiamo che la raccolta di racconti, come già visto, Compleanno dell'Iguana, viene pubblicata nel 1991. Giuseppe Culicchia, per sua stessa missione, in un'intervista dice che la vicenda di Walter, il protagonista di Tutti giù per terra, si svolge tra la fine degli anni 80 e i primi 90, e il romanzo viene pubblicato nel 94. Per quello che riguarda Enrico Brizzi ambienta la vicenda tra la primavera e l'estate del 1992, il romanzo viene pubblicato nel 1994 e all'interno del testo di Brizzi troviamo i riferimenti per capire appunto che proprio nella primavera-estate del 1992 si svolge quello che viene narrato all'interno di questo romanzo, che è sostanzialmente una storia d'amore. E abbiamo un ritratto narrativo di un punto di vista giovanile sulla vita in questi romanzi. Il tono è naturalmente quello di una coralità generazionale che si realizza attraverso naturalmente l'individualità della voce narrante, che spesso è scopertamente l'alter ego letterario sia dell'autore sia del lettore. Sono romanzi o comunque opere letterarie, le tre che abbiamo scelto per meglio delineare la letteratura generazionale della prima metà degli anni 90, diverse tra loro, non fosse altro che Enrico Brizzi utilizza una terza persona per raccontare le vicende del protagonista, Alex D, altrettanto fa Silvia Ballestra, mentre invece Giuseppe Culicchia usa la prima persona per raccontare le vicende di Walter. Il romanzo identitario quindi si rivolge a una fascia di lettori che condividono spesso tra loro e con l'autore stesso età, esperienze, linguaggio, abitudini, e pertanto questa specularità è ravvisabile anche nel fatto che i lettori degli anni 90, leggendo il romanzo di Brizzi piuttosto che quello di Culicchia o forse in modo un po' diverso quello della Ballestra, avessero la netta sensazione che sì, quelle pagine identitarie, quelle pagine generazionali in qualche modo avrebbero potuto scriverle loro stessi. In realtà non è vero, si tratta di un miraggio, come vedremo tra poco. Perché il romanzo identitario è vero, sì, non si regge soltanto, come potete vedere dalla slide, sulla costruzione narrativa più o meno convincente dell'opera, e quindi potremmo dire solo sulla letterarietà. Ma si basa proprio, basa la propria efficacia proprio sul rapporto egualitario tra mittente e ricevente, quindi tra scrittore e lettore, e questo rapporto di condivisione di esperienze, condivisione del modo in cui si guarda la vita, condivisione delle esperienze, della crescita, della maturazione. È un rapporto egualitario riconosciuto come tale da entrambi, sia dall'autore che ha in mente il proprio pubblico ideale, sia dal pubblico che, oltre a essere pubblico ideale, è anche il pubblico reale. Lo stesso accade per quello che riguarda l'autore. Il pubblico reale ha in mente un autore ideale che spesso e volentieri combacia perfettamente con l'autore reale. Sulla maggiore o minore efficacia, oltretutto, del meccanismo attrattivo, perché il meccanismo attrattivo entra in moto, si innesca proprio attraverso la piena identità tra i due poli e soprattutto attraverso il riconoscimento della piena identità tra i due poli. Quindi il lettore del romanzo identitario è un lettore competente, potremmo dire, se la sua intelligenza emotiva
gli conferma di essere parte della vicenda narrata e soprattutto se la sua vicenda emotiva gli conferma addirittura di essere parte di un ingranaggio letterario. Quindi parte della vicenda narrata vuol dire che proprio in quelle pagine ci si può riconoscere. Parte dell'ingranaggio letterario è riconoscere che la propria generazione di appartenenza, è in realtà la vera costruttrice, di quel testo letterario che, la rappresenta. Quindi si tratta anche di una questione di stili, una questione di adozione di un certo registro e di un certo linguaggio, spesso di carattere giovanile, attraverso il quale ricostruire un ambiente culturale vissuto in prima persona dall'autore e dai lettori e trasposto sulla pagina scritta. Quindi, come dicevamo prima, ciò lascia al lettore quella netta sensazione che quelle pagine avrebbe potuto scriverle lui stesso. Però per attivare un'intelligenza emotiva, come quella descritta nelle slide precedenti, serve anche una letteratura emotiva. E che cos'è una letteratura emotiva? Una letteratura emotiva, secondo una definizione che ci arriva da uno scrittore che incontreremo tra poco nella prossima slide, una letteratura emotiva vuol dire che dopo due righe il lettore deve essere schiavizzato, incapace di liberarsi dalla pagina, deve sudare, deve prendere cazzotti, deve ridere, deve guarire. E poi ancora, la scrittura emotiva altro non è che il sound del parlato. E questo concetto di sound del parlato, di mimesi della quotidianità comunicativa tra giovani all'interno di questi romanzi, sarà estremamente importante. Ecco, diciamo l'autore di queste importanti definizioni è Pier Vittorio Tondelli, qui la copertina della sua prima raccolta di racconti, Altri Libertini, siamo nel 1980. E Tondelli scrive: quando ho cominciato a scrivere, sentivo solo di voler raccontare delle storie, forse ancora troppo radicate nell'esperienza degli anni 70, delle storie ancora collettive. E Pier Vittorio Tondelli, oltre che un autore di storie collettive e poi via via sempre più personali, fu anche un eccezionale talent scout. E infatti, dal concorso che realizzò lanciandolo dalle pagine di testate giovanili molto importanti all'epoca come Linus, come Rockstar, venne i racconti degli under 25, dei giovani sotto i 25 anni ai quali Tondelli si rivolgeva per avere nuovi racconti da poi pubblicare, ecco l'attività di Talent Scout di Tondelli, questi racconti di scrittori esordienti, alcuni dei quali poi avrebbero continuato la via della scrittura letteraria, ecco questi racconti vengono antologizzati, raccolti in tre importanti raccolte. Under 25, Giovani Blues, siamo nel 1986, Belli e Perversi, Under 25 secondo nel 1987 e Paper Gang, Under 25, volume terzo, sempre a cura di Tondelli. Che cosa chiedeva Tondelli ai giovani scrittori esordienti ai quali si rivolgeva? Chiedeva delle scritture particolari e dava anche dei consigli di scrittura. Quindi era davvero l'attività di un giovane scrittore che si faceva talent scout e che indicava anche quali fossero, dal suo punto di vista, le migliori modalità per la scrittura dei racconti che poi gli venivano inviati. E dalle pagine di Linus, siamo nel 1985, Tondelli scrive: scrivete non di ogni cosa che volete, ma di quello che fate. Astenetevi dai giudizi sul mondo in generale, ci sono già i filosofi, i politologi, gli scienziati.
Soprattutto dice, raccontate storie che si possano oralmente riassumere in 5 minuti. Raccontate i viaggi, le persone che avete incontrato all'estero, Tondelli chiede di descrivere anche di chi vi siete innamorati, immaginate quindi un lieto fine, una conclusione tragica, non fate piagnistei sulla vostra condizione, e la famiglia, e la scuola, e i professori, ma provatevi a farli diventare dei personaggi. Raccontate le vostre angosce senza reticenze piccolo borghesi, anzi spandendo il sale sulla ferita. Dite quello che non va e quello che sognate attraverso la creazione, ecco questo è importante, di un io narrante che non deve per forza di cose essere in tutto e per tutto simile a voi. Quindi Tondelli sta indirizzando i propri giovani autori, i propri giovani allievi, diciamo così, verso una direzione di scrittura che non è una direzione pienamente speculare tra autore e lettore. Si tratta del racconto, anche sì, della propria vita, della propria generazione, ma magari da un punto di vista non espressamente diaristico, immediatamente riconoscibile dai lettori, come invece accade almeno per il Jack Frusciante uscito dal gruppo di Enrico Brizzi, ma come vedremo anche un po' per Tutti giù per terra di Culicchia. E proprio parlando di Culicchia, vediamo che l'esordio narrativo avviene proprio sul terzo volume degli Under 25 di Pier Vittorio Tondelli. Culicchia quindi è uno di quei giovani autori che invia una decina di racconti a Tondelli, lo racconterà nella introduzione alla seconda edizione di Tutti giù per terra. Di questi 10 racconti ne vengono pubblicati 5, gli altri 5, quelli scartati, restano nelle mani dell'autore. Una questione di intuito, Vita da cani, Il sorriso di Jessica Lange, Fuori programma, Il grande sogno americano. Beh, nella stessa antologia, nello stesso terzo volume di Under 25, fa suo esordio anche Silvia Ballestra. E l'esordio di Silvia Ballestra avviene con Cronaca dei culti di Priapo rinnovati in Bologna e con La via per Berlino, che appunto, come abbiamo già visto, aprirà la prima opera letteraria di Ballestra, ovvero Compleanno dell'Iguana del 1991. Eccolo qua, Silvia Ballestra, il Compleanno dell'Iguana, e l'autrice stessa riconosce di dovere tutto a Pierre, come potete vedere nella slide, perché i primi racconti, scrive Ballestra, li ho pubblicati sulle sue antologie a 19 anni. Ecco, questa intervista è tratta, questo brano di intervista arriva dal 1992, non dal 1991. Ballestra si sta riferendo qui alla sua seconda opera, di cui in questa lezione non parliamo, da cui è stato tratto anche un film, parlo della Guerra degli Antò, che viene pubblicato nel 92, e quindi Ballestra scrive i miei primi racconti, li ho scritti a 19 anni, nel frattempo sono passati 3 anni e io ho continuato a scrivere come una forsennata e adesso ho un sacco di roba nel cassetto, ma davvero non me l'aspettavo tutto sto casino. Aspetta però, altri libertini l'ho letto soltanto l'estate scorsa, mi sa che all'epoca fu un pugno nello stomaco. Infatti all'Aquila lo sequestrarono appena uscì in libreria. Ballestra si sta riferendo proprio al 1980, quando la prima opera di Tondelli venne ritirata, venne censurata. Invece mi fanno ridere quando paragonano Lupork, e Anton Lupork è il protagonista sia di La via per Berlino che della Guerra degli Antò, quando paragonano Porca a Porci con le ali, quindi potremmo dire un po' la radice a ben guardare di certa scrittura generazionale identitaria di qualche anno addietro rispetto a quella alla quale noi ci stiamo riferendo in questa lezione. Ma quale sesso? Il Compleanno dell'Iguana è un cartone animato.
E proprio su questa tensione al cartone animato dovremmo soffermarci un po', anche perché quest'ottica, un po' da pop culture, da linguaggi del pop che inondano la scena letteraria giovanile negli anni 90, sono un po' un filo di collegamento tra i personaggi di Ballestra e quelli che invece saranno i personaggi, tutti quantomeno grotteschi, che andranno ad arricchire la scena della letteratura cannibale della seconda metà degli anni 90. E poi ero troppo piccola, continua Ballestra, per quei due che scopavano come ricci e uno li leggeva per sapere come si fa, tipo l'inserto chiuso di due più. Per quello che riguarda invece Giuseppe Culicchia, e quindi Tutti giù per terra, di cui vediamo qui la copertina della prima edizione, beh, Culicchia scrive che seppi delle antologie, si sta riferendo agli Under 25 di Tondelli, da una rivista di musica, Rockstar. Questo perché Tondelli non era soltanto un abile autore letterario, è anche un attentissimo osservatore della cultura generazionale alla quale lui stesso appartiene ed è anche un bravissimo critico musicale, soprattutto di musica rock e pop, che è la vera colonna sonora dei suoi racconti, dei suoi romanzi, tanto che è noto che in Rimini Tondelli pubblicherà alla fine del romanzo anche una vera e propria playlist di brani che compaiono nel romanzo e che sono, secondo lui, la miglior colonna sonora per la lettura. Ecco, su Rockstar, lì Tondelli teneva una rubrica, scrive Culicchia, attraverso cui invitava i lettori a spedirgli i loro racconti. Io però non glieli inoltrai per posta. Ecco, Culicchia dice, siamo a Torino, uno dei primi saloni del libro, e Culicchia ne approfitta per portare brevi mano a Pier Vittorio Tondelli i propri racconti. Ecco, Pier Vittorio Tondelli si trovava lì, come scrive Culicchia, per presentare Camere separate, il suo ultimo romanzo, e io lo abbordai. Tondelli a quell'epoca faceva qualcosa di unico ed eccezionale nel panorama editoriale, perché, pur da scrittore affermato qual era, impiegava generosamente il suo tempo, senza averne alcun ritorno economico, leggendo inediti. E Culicchia scrive proprio: io presi parte all'ultima antologia curata da lui, quella uscita nel 1990. E dandoci queste informazioni, l'autore ci descrive anche un po' quello che era il mondo editoriale che stava cambiando all'inizio degli anni 90 e stava lentamente indirizzandosi con lentezza, siamo agli inizi degli anni 90, verso quella esplosione di scrittori giovani, identitari e poi cannibali che avrebbe caratterizzato il decennio. Le case editrici, però, scrive Culicchia, nel 1990 erano restie a pubblicare un esordiente e molto chiuse rispetto al nuovo. E le uniche eccezioni che c'erano state, scrive Culicchia, erano eccezioni di peso, erano eccezioni di una certa importanza. C'erano stati pochissimi casi, quali appunto Tondelli, De Carlo e Lodoli. E Culicchia poi continua dicendo che il libro nacque da alcuni racconti che Tondelli aveva rifiutato, quindi non dai cinque racconti pubblicati sul terzo Under 25, ma su quegli altri cinque che Tondelli aveva messo da parte. E il giorno dopo la pubblicazione del terzo volume di Under 25, quando Culicchia chiama Tondelli, è lo stesso Tondelli a mettere di nuovo in guardia il giovane autore, soprattutto sulla pericolosità, diciamo così, dei racconti, che è qualcosa che accade ancora oggi. Io ricordo, sarà stato un anno fa, pochi anni fa, comunque, una intervista rilasciata da Niccolò Amanniti, ad Andini, mi pare che fosse sulla 7, in cui Amanniti presentava il suo ultimo libro, che era una raccolta di racconti, si intitolava Il momento è delicato. E il titolo non
Non si sarebbe potuto trovare titolo più azzeccato nel momento in cui è lo stesso Ammaniti che racconta che portando racconti agli editori fin dagli inizi della sua carriera si era sempre sentito dire: ma no, ma sai, i racconti sono difficili da pubblicare, no, guarda, sono anche belli, ma il momento è delicato. Ecco, questo momento delicato per la pubblicazione dei racconti diventa il titolo di una delle raccolte di racconti di Niccolò Ammaniti. Evidentemente i racconti avevano poca presa anche nei primi anni 90 e lo stesso Tondelli a dire mi consigliò allora di pensare a un romanzo. Per me però a quei tempi concepire un progetto tanto vasto era complicato. Dunque presi i cinque racconti che lui aveva respinto e che vedevano diversi personaggi come protagonisti e cercai di dare loro un'unità. Quindi ecco che Kulicki ammette che Tutti giù per terra vide la luce dal suggerimento che gli viene offerto da Tondelli e dalla mia pigrizia, perché volevo ripartire da qualcosa che avevo già scritto. Quando ebbi terminato la stesura del libro, quindi quando Kulicki termina la stesura di Tutti giù per terra, Tondelli era già morto e purtroppo non ebbi modo di farglielo leggere. A questo punto l'autore invia comunque il proprio manoscritto alla stessa casa editrice che ha pubblicato i tre volumi antologici Under 25, quindi la stessa casa editrice che già gli aveva pubblicato i cinque racconti scelti per il terzo volume del progetto Tondelliano. Ma Transeuropa rifiuta il libro di Kulicchia e Kulicchia stesso scrive a quei tempi però lavoravo in libreria e avevo modo di incrociare diversi tra rappresentanti e agenti e ad alcuni di loro chiesi gli indirizzi delle varie case editrici per inviare le fotocopie del dattilo scritto, l'avevo scritto a penna e poi battuto a macchina, non essendoci allora l'email né internet. Quindi già da questo capiamo che sì, gli anni 90 sembrano abbastanza vicini, poi in realtà sono molto lontani anche in termini di comunicazione difficile. Oggi, almeno per chi non l'ha vissuto, immaginare un mondo che era allora un po', diciamo così, una sorta di nuovo medioevo, no? Eravamo a cavallo ancora tra la scrittura a penna o dattilo scritta, la scrittura al computer, l'invio tramite posta elettronica o l'invio per posta ordinaria. Ecco, difficile immaginare un mondo senza internet oggi. C'è forse, come scrivo nella slide, ma non possiamo proprio esserne sicuri, una ragione per la quale Transeuropa rifiuta il romanzo di Kulicchia. E probabilmente questa ragione è dettata proprio da Enrico Brizzi, Jack Frusciante uscito dal gruppo, una maestosa storia d'amore di rock parrocchiale, come recita il sottotitolo, che proprio nel 1994 viene pubblicato da Transeuropa. Quindi può anche essere che la stessa casa editrice avesse qualche difficoltà nel lanciare contemporaneamente sul mercato, nel proporre due libri così prossimi da un certo punto di vista, perché si trattava proprio di due scritture identitarie, ricchissime di quella specularità tra scrittori, personaggi e lettori di cui avevo già detto all'inizio di questa mia lezione. Sono anche due romanzi distanti, la storia di Alex D nel romanzo di Enrico Brizzi è una storia senz'altro diversa. Senz'altro anche molto meno dura e diciamo scritta anche con un linguaggio meno aspro alle volte di quello che può essere il linguaggio adottato da Kulicchia in Tutti giù per terra. E che cosa dice Enrico Brizzi della letteratura identitaria che affianca la sua e anche che cosa dice a proposito dei cattivi maestri, potremmo definirli così, no? Naturalmente in modo ironico, i cattivi maestri come Pier Vittorio Tondelli, ad esempio, della Ballestra piuttosto che di Kulicchia. Beh, della Ballestra Brizzi scrive che il compleanno dell'Iguana è stata un'apertura di senso abbastanza vertiginosa.
vedere che si poteva raccontare anche stando a Bologna e anche vivendo, non so, coi cani da slitta e facendo il cercatore d'oro. La citazione indiretta è naturalmente un ricordo dei romanzi di Jack London, Il richiamo della foresta o Zanna Bianca, che si poteva raccontare anche stando a Bologna, ma proprio dal tinello di casa e conducendo una vita normale, valeva la pena di provare a scrivere un libro o una storia che raccontava, senza tanti infingimenti, di quel che provavi, delle tue situazioni di tutti i giorni. Ecco, quindi Brizzi legge Ballestra, che le viene segnalata da Massimo Canalini, quindi dal direttore della casa editrice Transeuropa, che in qualche modo fa un po' da coach intellettuale al giovane Enrico Brizzi, gli dice leggi questo, leggi quell'altro, guarda la tua scrittura migliorerebbe probabilmente se leggessi anche questo, e tra i vari autori che vengono consigliati al giovane Brizzi si trovano, oltre che naturalmente Pier Vittorio Tondelli, anche Silvia Ballestra. E Silvia Ballestra dà a Brizzi l'impressione che abbiamo appena visto. A proposito di Pier Vittorio Tondelli, che invece Brizzi non conosce direttamente, come capita a Culicchia, quando Tondelli pubblica il suo Jack Frusciante uscito dal gruppo, proprio nello stesso anno in cui Culicchia pubblica Tutti giù per terra, Tondelli è già morto, Brizzi non partecipa, come invece Ballestra e Culicchia, alle antologie Under 25, e lo conoscevo di fama. Rivelerà più tardi, ne avevo sentito parlare e sapevo che si era occupato a lungo di giovani a cui interessava la scrittura. Però, siccome mi pareva che i miei interessi e gli interessi dei miei amici non spingessero da quella parte, non è che me ne fossi occupato tanto. Però, appena ebbi la possibilità di leggere gli Under 25, rimasi stupito. Mi quadrava molto. All'epoca, sarà stato il penultimo anno di liceo, quel racconto mi sembrava vero. Ma a parte questo, Tondelli come autore l'ho conosciuto un po' dopo. E in effetti la dedica al romanzo Jack Frusciante uscito dal gruppo per Andrea P. e T., che hanno disegnato e scritto, è in qualche modo meno confacente a quelli che saranno i modelli che verranno invece chiaramente indicati all'interno del testo di Enrico Brizzi. Ma allora perché questa dedica che chiama in causa due dei più grandi autori in termini di rappresentazione di quella controcultura giovanile della fine degli anni 70, dei primi anni 80, quindi della Bologna della controcultura, la Bologna del dance, la Bologna in cui Tondelli frequenta le stesse lezioni che vengono frequentate da Andrea Pazienza, quindi probabilmente il più grande illustratore, definirlo fumettaro, anche se naturalmente non è un'offesa, è molto riduttivo, il più grande illustratore della cultura giovanile dell'epoca, e naturalmente appunto Tondelli. Perché questa passione per la controcultura di anni ormai lontani, nel 1994, quasi un ventennio? Perché la generazione di Enrico Brizzi è una generazione che si sente in ritardo con i grandi, con quelli che erano stati i grandi appuntamenti giovanili del passato, rivoluzionari, l'estate dell'amore, l'estate dei figli dei fiori nel 67 a San Francisco, il maggio parigino del 68, fino agli scontri ben più radicali del 77, in cui l'immaginazione al potere e i fiori nei cannoni finirono anche per essere sostituiti dal piombo. Ecco, in realtà il modello di Enrico Brizio, almeno il modello dichiarato all'interno del romanzo, è un altro, non sono Tondelli e Andrea Pazienza. Ecco, l'atmosfera di quel romanzo può rimandare nostalgicamente all'idea nostalgica che ha il protagonista di certi momenti culturali precedenti. Ciò nonostante, ecco che il vero modello all'inizio può sembrare, anche perché è dichiarato dall'autore, 2 di 2 di Andrea De Carlo. Quindi
probabilmente anche uno dei libri più famosi di Andrea De Carlo, secondo la critica uno dei meno riusciti, farraginoso in alcune sue parti, ma che riscosse nel 1989 un enorme successo di pubblico. Ed Enrico Brizzi nel Jack Frusciante fa in modo che l'amico di Alex D, ovvero la persona che all'interno del romanzo racconta la storia d'amore tra Alex D e Adelaide, beh, mettendosi nei panni del protagonista, scriva: «È un bel momento, invece, una mattina di maggio, albeggiava appena, terminata la lettura di Due di Due di Andrea De Carlo, quel matto aveva deciso, con una fermezza giovanile di natura febbricitante e apparentemente superumana, che nulla sarebbe più stato come prima, che grazie a Due di Due aveva aperto gli occhi sulle troppe stronzaggini, tipo le tabelle dei verbi irregolari, gli specchietti sinottici, la democrazia fasulla del consiglio d'istituto, il conformismo e la doppiezza dei profi, il modo biforcuto che avevano di incoraggiare a parole l'indipendenza di giudizio dei ragazzi, e la rabbia sottile con cui punivano ogni minimo segnale d'autonomia». Ecco quindi da una parte il magistero di Pier Vittorio Tondelli, che è senz'altro un magistero autoriale più legato a quello che diventa la scrittura di Silvia Ballesta e di Giuseppe Pulicchia, e un magistero invece diverso e dichiarato da parte di Enrico Brizzi, ovvero quello di Andrea De Carlo, e quindi di un altro tipo di scrittura generazionale, altrettanto identitaria, ma diciamo così, modulata attraverso un registro e uno stile che non avevano molto a che fare con quelli di Tondelli o con quello che viene scelto da Enrico Palandra, e qui siamo nel 1979, per Boccalone, storia vera piena di bugie, che è probabilmente, anche se non dichiarato dall'autore, il vero modello di Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi. Quindi Due di Due di De Carlo, anche per quanto poi dichiarato dallo stesso Enrico Brizzi in un'intervista, è tutto sommato una scappatoia semplice, è il tentativo di dare al protagonista del romanzo, diciamo così, un'ispirazione letteraria, un romanzo vademecum, che gli permetta la trasformazione, la crescita, anche soltanto la crescita all'interno di una storia d'amore che non finisce particolarmente bene, all'interno del romanzo. Quindi un romanzo di formazione, sì, da un certo punto di vista sì, anche se bisognerebbe, e non ne abbiamo qui il tempo, dare una definizione, magari quella di Moretti, del romanzo di formazione, e vedere che non combacia interamente con la letteratura di cui ci stiamo occupando. Boccalone, storia vera piena di bugie, racconta altrettanto, proprio nel 1977, tanto rimpianto pur non avendolo vissuto, da Enrico Brizzi, una storia d'amore che esclude in realtà dalla narrazione tutti i fatti politici e gli scontri, vagheggiati sì da un certo punto di vista in Jack Frusciante uscito dal gruppo, e completamente esclusi o quasi dal Boccalone di Palandri, dove soprattutto appunto viene anche in questo caso narrata una vicenda d'amore. Ecco, allora per tornare un momento alle competenze del lettore, la competenza del lettore competente nel caso di questa letteratura generazionale identitaria della prima metà degli anni 90 sta nel sentirsi ed essere obiettivamente parte delle pagine per mandato identitario, per appartenenza. Anche per carta d'identità, viene da dire. La competenza del lettore non è una competenza dettata dalla lettura di altri romanzi scritti precedentemente, nei quali magari riconoscere anche alcune tendenze e addirittura alcune pagine dei romanzi di cui ci stiamo occupando. La competenza, la capacità di capire quella determinata scrittura identitaria degli anni 90, sta proprio nell'appartenenza del lettore alla
alla cultura degli anni 90 che quelle pagine descrivono tanto bene. Quindi si tratta di una competenza non letteraria, ma davvero di una competenza culturale, autorizzata dal documento di identità, come dicevo, e sufficiente a comprendere anche il non detto, quindi tutto ciò che gli autori dicono ai lettori tra le righe, quasi strizzando un po' l'occhio ai propri lettori, dal momento che i loro lettori ideali sono i loro lettori reali, e questo gli autori lo sanno benissimo. Le citazioni indirette, quindi quel tipo di citazione che allude a un libro, a una canzone, piuttosto che a un film o a un cartone animato, e che non possono essere intese come citazioni da coloro che non hanno una, diciamo così, diretta frequentazione con gli ambienti culturali giovanili di cui scrive Enrico Brizzi, i trabocchetti degli autori. Che cosa si intende per i trabocchetti degli autori? Sempre prendendo Enrico Brizzi, c'è cioè Frusciante uscito dal gruppo, all'interno di questo romanzo i nomi che vengono ricordati di rock band più o meno celebri degli anni 90 piuttosto che degli 80, piuttosto ancora che dei 70, quindi il ritorno anche in questo caso nostalgico alla citazione del punk, quindi di una musica particolarmente dissacrante e in perfetta colonna sonora appunto per quel 77 già detto, vagheggiato dall'autore. Beh, accanto a questi nomi di gruppi molto importanti, a un certo punto Brizzi cita gli Orange. Gli Orange non erano un gruppo importante, erano un gruppo di giovani musicisti bolognesi che si esibivano nei locali di Bologna. Fatto sta che però quando il romanzo di Brizzi viene pubblicato e fa successo e quando i giornalisti ne scrivono, tra questi giornalisti c'è anche un importante critico musicale, di cui non farò il nome, che lavorava per una importantissima testata, che scriverà e tra i tanti gruppi importanti citati in questo romanzo, notiamo anche gli Orange, che quindi vengono assimilati a questi gruppi importanti, Clash, i Sex Pistols, piuttosto che i Pogues, senza che il giornalista si rendesse conto appunto del fatto che Enrico Brizzi aveva citato un gruppo di suoi giovani coetanei o poco più all'interno di un pantheon musicale senz'altro di più alto livello. Ecco allora che il sentimento identitario di cui stiamo parlando, questo sentimento che domina tutta la letteratura giovanile, generazionale della prima metà degli anni 90, nasce naturalmente anche da una ricostruzione convincente del linguaggio giovanile, per ritrarre una generazione che viene colta nel suo divenire e esattamente come il divenire è appunto un divenire, un pantarei incessante, anche la lingua si trasforma e anche i codici giovanili si trasformano. E questa è probabilmente una delle ragioni per cui leggere oggi Jack Frusciante uscito dal gruppo, la lettura da parte immagino di un ventenne, di un venticinquenne, beh, insomma qualche difficoltà forse anche minima, può esserci nel momento in cui non tutto lo slang giovanile viene immediatamente colto. Si tratta di una costruzione stilistica, naturalmente, il famoso sound del parlato di cui parlava Tondelli e che io indicavo all'inizio di questa lezione, è una costruzione stilistica apparentemente antiletteraria, non priva di difficoltà tecniche. Ed era appunto lo stesso Tondelli, come si può leggere nella citazione sottostante, beh, il modo più semplice è scrivere come si parla, dice Tondelli. Però altrettanto Tondelli dice che certamente non è il più facile, proprio perché la lingua è qualcosa in continuo movimento. E questo studio linguistico, da un certo punto di vista, che non prevede un vero e proprio studio, ma appunto il parlare come parlava, e lo scrivere naturalmente, come parlava la maggior parte dei ventenni, venticinquenni, lettori di questi romanzi, beh, la lingua letteraria di Enrico Brizzi è una lingua quotidiana, ma negli anni 90 era immediata,
parlata, sound del parlato appunto, anticonvenzionale per quello che riguarda anche una scelta lessicale, spesso e volentieri sopra le righe, ma giustamente sopra le righe, dato lo stile che viene adottato in questo romanzo. Volutamente sopra le righe, appunto, i protagonisti del suo romanzo, Alex T., il protagonista, parla e pensa come lo stesso autore e naturalmente abbiamo visto come i lettori. E Brizzi si rivolge naturalmente a una categoria di lettori coetanei e nel romanzo vediamo che questi lettori, così come il protagonista del romanzo, sono attenti nell'autoanalisi della propria cultura di riferimento anche da un punto di vista linguistico. Alex D. Riflette all'interno del romanzo di Enrico Brizzi dicendo: basta sentire come parliamo, rifletteva tra sé quel roccioso. Noi altri, per esempio, ci lanciamo in tutte quelle acrobazie sintattiche che non hanno ancora nulla del magnifico menefreghismo di chi sbaglia i congiuntivi senza complessi. Il nostro gergo, rifletteva il vecchio Alex, riguarda soprattutto la sfera scolastico-masturbatoria, senza quel distacco da frequentatore di jazz club che io spero tanto riusciremo ad acquisire col tempo. Quindi la lingua di Brizzi è una lingua che fa capo alla letteratura emotiva di cui parlava Tondelli. La scrittura emotiva altro non è che il sound del parlato. E poi, come dice Massimo Arcangeli, da linguista, è una lingua, quella di Brizzi, colta e smaliziata. E Arcangeli, a proposito della lingua, del Jack Frusciante uscito dal gruppo, scrive: la sua lingua letteraria sa di latino e di greco quel tanto che basta per chiedere in prestito qualche forma o qualche cultismo ambientale e volgerli a uso scherzoso. Enrico Brizzi ha frequentato il liceo Galvani a Bologna, che nel romanzo viene scherzosamente ribattezzato il liceo Caimani. Ora, è vero che Brizzi, come scrive Arcangeli, riesce a modulare qualche cultismo scherzoso all'interno del suo romanzo e anche magari a storpiare un pronome latino come il, in un brano, in una parte del romanzo, il protagonista scrive di sé: Illo si sentiva aperto e spontaneo come mai in vita sua. Ora, bisognerebbe anche però considerare che la storpiatura del pronome latino, il cultismo ambientale di cui scrive giustamente Arcangeli, è tutto sommato di secondo grado, ha una mediazione che non è direttamente quella che viene dalla storpiatura del pronome acquisito direttamente a scuola. C'è di mezzo il linguaggio televisivo, perché la storpiatura di Ille in Illo fa parte dei tormentoni di un cabarettista, allora molto in voga sulle reti della Fininvest, parliamo di Francesco Salvi, che tra i suoi vari nonsense, tra i suoi vari tormentoni, aveva quello che diceva: saluto tutti tranne che a Illo. E poi continuava perché Illo ha fatto appelloso, che non vuol dire nulla, ma quel saluto tutti tranne che a Illo divenne un po' non soltanto un tormentone televisivo, ma anche un tormentone giovanile. E Illo, che andava a sostituire più burlescamente, naturalmente, Ille, diviene una costante del linguaggio giovanile dei ragazzi dell'epoca, dell'ultimo decennio degli anni 90. E questo accade perché mai come negli anni 90, probabilmente, la letterarietà si appropria di un linguaggio quotidiano che è pesantemente trasformato, ma come leggete nella slide, non necessariamente depauperato da quello televisivo. Ecco, in questo si apre un grande terreno di confronto che occupa la critica letteraria ormai da molti anni, che l'ha occupata ancora di più proprio negli anni
anni 90, in cui gli stessi critici un po' si occuparono in termini militanti della letteratura degli anni 90, quindi sia della letteratura identitaria di un Culicchia, di un Brizzi o di una Ballesta, sia della letteratura cannibale, pulp, splatterpunk, che dir si voglia. Ecco, il terreno di scontro era dettato dal fatto da quanto la letteratura stesse soggiacendo ai linguaggi pop mediatici, ovvero a linguaggi narrativi di segno diverso rispetto al linguaggio narrativo della letteratura, e quanto invece la letteratura si stesse invece appropriando di quei linguaggi, cannibalizzandoli probabilmente, visto che tra breve parleremo di cannibali, inglobandoli, fagocitandoli, facendoli suoi. Quindi è la letteratura che soggiace ai nuovi linguaggi dei media, o è la letteratura che per vincere la propria battaglia, per restare in vita, non fa altro che adattarsi, o meglio ancora non adattarsi, mangiare, inglobare quei linguaggi, non soltanto dal punto di vista delle citazioni piuttosto che delle parole adatte, ma come vedremo anche in termini di struttura del racconto, che può rimandare, ed è forse proprio la volontà dell'autore, alla sceneggiatura di un telefilm piuttosto che di un film. Assistiamo anche ad esperimenti condivisi tra letteratura e musica, quindi sincretismi che in realtà già erano stati provati in anni precedenti, addirittura in secoli precedenti. Penso a tanti rapporti tra letteratura e musica, potremmo andare, ma non è questo il momento di farlo, dalla Beat Generation di Jack Kerouac, e quindi la tecnica del cut-up e la scrittura in termini di musica bebop. Potremmo arrivare addirittura agli scapigliati, ma si tratta di contesti e di esperimenti letterari che sebbene ricordino quelli di cui stiamo parlando, ne sono completamente lontani. Ecco, per tornare al linguaggio tra letteratura e televisione, ad esempio, vediamo che intercalari e tormentoni proposti dal piccolo schermo finiscono negli anni 90 per affiancarsi alle massime, ai proverbi più noti. Quindi la letteratura, come dicevo, dal mio punto di vista, non poteva, e da quello di tantissimi altri critici e studiosi ben più importanti di me, mi riferisco ad esempio a Elisabetta Mondello, che è stata una delle pioniere, se vogliamo, della critica letteraria rivolta agli anni 90. Ecco, la letteratura non poteva che superare e armonizzare il fenomeno, inglobandolo e facendone il proprio nuovo luogo di interesse. Il fenomeno è naturalmente quello del linguaggio televisivo e della narrazione per immagini. Ecco, era anche un'appropriazione reciproca, non è solo la letteratura che si appropria di un linguaggio diversamente mediatico dal proprio, ma uno scambio, appunto, dal momento che negli stessi anni, come possiamo vedere proprio nel 1994 e poi successivamente nel 98, la televisione finisce per trasformare alcuni scrittori, probabilmente i più mediatici, scrittori che sono ancora oggi popolari, in abili anchormen, in abili conduttori di programmi che proprio di letteratura andavano a occuparsi. Quindi ecco, la letteratura sì, si appropria del linguaggio televisivo, ma è anche la televisione che cerca di occuparsi di letteratura attraverso programmi che volevano essere molto lontani dalle interviste ad autori che abbiamo già visto fin dagli anni 60, 70, insomma, quella RAI anche pedagogica che proponeva una letteratura forse in veste un po' paludata, ecco, per quello che invece erano i gusti del fruitori del mezzo televisivo negli anni 90. E quindi Pickwick nel 1994 di Alessandro Baricco, e Mistero in blu di Carlo Lucarelli nel 1994.
1998 su Rai 2. Ecco, postmoderno da sempre, Alessandro Baricco afferma che da 30 anni a questa parte la qualità di un libro dipende dall'energia che è in grado di ricevere da altre narrazioni. Quindi, non è un caso che il linguaggio televisivo, cinematografico, i cartoni animati, la musica e i loro linguaggi, più o meno narrativi, entrino a far parte del linguaggio letterario e lo irrorino. Certo punto di vista di una nuova linfa, attraendo oltretutto un nuovo target, una nuova fetta di pubblico rappresentata proprio dai 20-25 anni di quell'ultimo decennio del XX secolo. Ecco, in Jack Frusciante uscito dal gruppo, però la televisione non è altro che tutto sommato il totem ipnotico che instupidisce la famiglia del protagonista. Non mancano nel romanzo di Brizzi nemmeno delle posizioni critiche, delle diffidenze, degli allontanamenti dai prodotti televisivi che poi vedremo aumentare sempre di più nella seconda metà degli anni 90, dove la critica all'ipnosi dei nuovi media, della pubblicità e di altri sistemi che Pasolini avrebbe indicato come omologanti e che lo erano davvero da molti punti di vista, diventa radicale. Ecco, in Jack Frusciante la televisione è ancora, diciamo così, un'occasione per creare qualche sorriso nel lettore, il cancelliere, e il cancelliere nel romanzo di Brizzi è il padre del protagonista, con il quale il protagonista non ha grandi rapporti, anzi potremmo dire che non ne ha quasi, a differenza del protagonista di Tutti giù per terra di Culicchia, che invece ha un rapporto particolarmente difficile con il padre. Ma abbiamo già visto che il romanzo di Culicchia è decisamente, pur nei temi del comicus, più drammatico di quanto non lo sia il romanzo di Enrico Brizzi, che non lo è affatto o quasi. Il cancelliere seminghiottito dalla poltrona e inutilmente sorridente, che accompagnava gli uppercut dello stallone nano con battutine da sistema nervoso in pezzi e imitazioni depressive della voce robotica di Ivan Drago. Ecco, il riferimento, la citazione va naturalmente a uno dei film più pop e cartonati degli anni 80, alla fine degli anni 80, ovvero Rocky IV, che ormai appunto nel romanzo di Brizzi negli anni 90 viene trasmesso in televisione e il padre di Enrico Brizzi, semi inghiottito appunto dalla poltrona, è completamente ipnotizzato dalla storia, tanto da diventarne quasi la parodia lui stesso. Il linguaggio che invece il protagonista Alex D e la soave Adelaide, Heidi in realtà nel romanzo, preferiscono è una via di fuga anticonvenzionale nel mondo dell'eccesso televisivo, no? Quindi tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. Ma è una via di fuga anticonvenzionale, sempre valida, galeotta potremmo dire in qualche modo, era l'unica cosa di cui avessero mai parlato. Cummings. Si parlava di poeti come modelli di vita, come miti, come piedi di porco per scardinare la mediocrità della vita di tutti i giorni e andare a far volare l'aquilone nel prato che c'era dall'altra parte. Lei aveva schierato Cummings e il vecchio Alex, quel cranio immenso del Baudelaire. Quindi, diciamo che, nonostante l'identificazione del padre della modernità letteraria in un cranio immenso con tanto di K, posto della C, e nonostante appunto la televisione, i media, i linguaggi del pop, ecco che la letteratura, vista da un certo punto di vista anche leggero volendo, di una vera e propria gravità senza peso, è altrettanto importante rispetto alle citazioni televisive, cinematografiche e musicali all'interno del romanzo di Brizzi, dove non solo viene citato De Carlo, ma vengono citati anche altri autori. Al di là di Cummings e di Baudelaire, potremmo anche ricordare di Saint-Exupéry con Il piccolo principe o di altri episodi legati alla Beat Generation, quindi Jack Kerouac con On the Road, per esempio.
Se poi volessimo arrivare anche per stare un po' nei tempi di questa lezione, a che cosa ci sia di collegamento, un connettivo possibile tra il romanzo identitario della prima metà degli anni 90 e i romanzi pulp, cannibali della seconda metà degli anni 90, vediamo che c'è un romanzo non particolarmente noto, ma per chi studia determinata letteratura identitaria generazionale negli anni 90, ovvero e proprio must. Io ho intitolato questa slide Una risata vi seppellirà, perché Gino Armuzzi, nel Sognavo di essere Bukowski, siamo nello stesso 1994 di Culicchia e di Enrico Brizzi, fa la vera e propria parodia del romanzo generazionale e identitario dei due titoli, ad esempio, appena citati. La storia è quella di Marino Guzzi. Marino Guzzi è un bocconiano doc, quindi frequenta la blasonatissima Università Bocconi di Milano, Economia e Commercio, e il protagonista Guzzi comincia il proprio percorso di deformazione, di trasformazione personale, grazie all'amico Alex. Questo ripetersi del nome Alex, soprattutto, non ci deve stupire più di tanto, perché Alex è anche il nome del protagonista di Arancia Meccanica, che era un romanzo, poi successivamente un film che può rappresentare un vero e proprio punto di riferimento non soltanto per la letteratura identitaria della prima metà degli anni 90, ma soprattutto per quella generazione feroce, cannibale. No, viene da dire che è perfettamente rappresentata nella seconda metà del decennio. Il romanzo di Armuzzi, Sognavo di essere Bukowski, vediamo la citazione fin dal titolo, in quella di Enrico Brizzi, Jack Frusciante uscito dal gruppo, la citazione, sebbene errata dal punto di vista onomastico, è una citazione di carattere musicale, in realtà. Chi è che è uscito dal gruppo? John Frusciante, che è uscito dal gruppo dei Red Hot Chili Peppers, a cui Brizzi si riferisce. In questo caso abbiamo la citazione di un autore particolarmente importante, un epigono della Beat Generation come Charles Bukowski. Il romanzo si svolge a Milano ed è ricchissimo di citazioni tratte dalla pop culture degli anni Ottanta. Ecco. Più in là, scrive Armuzzi, a parlare il protagonista, più in là, in un angolo della stanza, semicoperto da una copia di Trotto Sportsman, notai un libro, lo raccolsi. Era un vecchio tascabile su garco, sporco di unto e di caffè e sgualcito dalla lettura. Sulla copertina, tappezzata con lo scotch, era scritto Charles Bukowski a sud di nessun nord. Lo aprii distrattamente, iniziai a leggerlo, la storia mi travolse, dimenticai l'Alex, dimenticai tutto, ecco, è una letteratura emotiva, no? Anche quella di Bukowski. Dopo 2 ore lo avevo finito. Ecco, anche in questo caso, in tutto sommato, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, in questo caso Bukowski, che come una sorta di Virgilio infernale, potremmo dire, prende per mano il protagonista e lo conduce in una Milano profonda, molto lontana da quella bocconiana, frequentata da fenomeni e personaggi particolarmente comici o particolarmente inquietanti, quindi una Milano sconosciuta agli occhi della luce del sole. Cominciai ad alternare la giacca e cravatta ad abiti più informali, ecco, la trasformazione avviene anche negli abiti, non soltanto nel linguaggio, come vedremo, così come accade anche nei romanzi identitari di cui già abbiamo parlato. Questo è un romanzo comico identitario, un romanzo traghetto, dicevamo, dalla prima metà degli anni 90 e la seconda metà degli anni 90. Fu un passaggio lento e difficile. Prima cardigan e camicia, ancora potremmo dire accettabile, no, per un bocconiano. Poi girocollo e camicia, già più sportivo.
Poi girocollo senza camicia, qui arriviamo naturalmente man mano che il testo va avanti, si passa dal comico all'apertamente demenziale, senza camicia e jeans, poi jeans a nudo in inverno, alle Timberland e alle Church sostituì prima le più alternative Clarks, poi le trucide Doc Martens, infine delle anarchiche pinne da sub. Ma avevo ancora qualche sbandamento. Non riuscivo a rinunciare completamente alle mie abitudini, perciò vestivo con abbigliamenti indecisi. Quindi siamo ancora a metà della trasformazione da bocconiano in licantropo metropolitano, no? Potremmo dire. Ecco, abbigliamenti un po' indecisi, a metà strada. Giacca di grisaglia sopra una maglietta dei Freak Brothers. Freak Brothers sono protagonisti, erano protagonisti di un importante fumetto controculturale negli anni 70 e 80, cravatta un po' morbida, calzoni corti, modello chitarrista degli AC/DC, e qui il riferimento va ad Angus Young e quindi al gruppo rock degli AC/DC, calze a quadroni Burlington dentro anfibi militari e ciliegina sulla torta. Maschera antigas. Benché notassi un certo imbarazzo dell'Alex nel portarmi con sé nei bassi fondi di Milano, sfido, in poco tempo avevo inconsapevolmente cominciato a diffondere nel giro sconvolto alternativo, ecco, sconvolto alternativo che sostituisce la parola più politica anche di controcultura, dei suoi amici, una sorta di moda. La sera che mi voleva presentare ai suoi genitori, qui naturalmente il soggetto cambia, non è più Alex, ma Patrizia, che è la fidanzata del protagonista. Ecco, la sera in cui Patrizia mi voleva presentare ai suoi genitori, mi palesai raggiante a bordo di una Ape Piaggio rubato e semidistrutto. Sono sotto una giacca lurida di surplus, portavo la camicia del pigiama. I calzoni erano quelli storici da sci con banda bianca modello Gigi Rizzi, ai piedi due scarpe destre e in testa un cappellino con manine plaudenti incorporate stile Yankee Stadium. Imprevedibilmente ai genitori di Patrizia piacque moltissimo. Capirono subito che avevano davanti un intellettuale. Ecco, andando un po' avanti e quindi passando anche attraverso il romanzo di Armuzzi nella seconda metà degli anni 90 e tornando alla commistione tra linguaggio letterario, letterarietà e linguaggi narrativi di altro tipo, mediatici, di pop culture, vediamo che spetterà più che altro ai Cannibali, in particolar modo a un Aldo Nove, ma anche ad altri autori, sulle ali deluse della seconda metà degli anni 90, una riflessione molto più profonda sulla contestazione antagonista del sistema delle merci. Anzi, per buona parte della scrittura cannibale, il sistema delle merci, l'omologazione mediatica, il sistema televisivo, i personaggi televisivi e quindi tutto il mondo del minimo jet set nazionale, piuttosto che il mondo del jet set internazionale, entrano a far parte della letteratura, ma diventano, diciamo così, o meglio, rientrano nella letteratura. Ma parlare in termini letterari di questi argomenti diventa proprio un'arma contro lo stesso linguaggio antiletterario della televisione. La commistione tra linguaggio televisivo e letterario diventa, diciamo così, il primo, lo strumento televisivo, il linguaggio televisivo, diventa lo strumento ideale per attaccare direttamente il potere delle immagini catodiche stesse attraverso la scrittura. Ed è lo stesso Aldo Nove, uno degli autori più rappresentativi, insomma, di quella linea cannibale. Tra parentesi, questi autori vennero battezzati cannibali, gioventù cannibale, dall'editore Einaudi, ma era un'etichetta sotto la quale, questi autori, nella quale questi autori, non si riconoscevano. Ecco, quindi ecco un'altra particolarità, no? In questo caso editoriale degli anni 90, non è un gruppo di scrittori che, riconoscendosi in un
una certa logica letteraria o dotandosi di un manifesto si autobattezzano cannibali piuttosto che altro. In questo caso è l'editore Einaudi che crea un contenitore dotato di etichetta critico-letteraria e all'interno di questo contenitore sceglie di inserire autori che abbiano un minimo di similarità in alcune delle tematiche di cui scrivono. Ma Aldo Nove soprattutto scrive: il mio scopo dichiarato era quello di riportare il ritmo dello zapping in letteratura, scrivere televisivamente ciò che è breve, veloce e spezzato, perché così si vive e così si parla. E Alessandro Baricco, che abbiamo già incontrato più volte in questa lezione sulla Repubblica, siamo nel 1996, sosteneva: l'importante non era tanto il cannibale in sé. No, era questa letteratura veloce, al passo dei mass media, che nasce dai mass media e non disdegna di confrontarsi con l'altro. Giulio Ferroni non ritiene che questi testi di letteratura, non ritiene questi testi letteratura. Dice che la letteratura non si deve sporcare, deve restare in un mondo a sé. Io credo invece che debba uscire dal guscio protetto per misurarsi con l'altro e che questo avvenga sul terreno dei media. Questo per capire anche 1994-96, ecco, abbiamo diviso per comodità l'ultimo decennio degli anni 90 in una prima metà particolarmente generazionale, identitaria, e in una seconda metà che resta generazionale, ma la scrittura non è più una scrittura identitaria. È una scrittura di tutt'altro tipo. Ecco, però questa divisione in una prima e seconda metà degli anni 90 tiene fino a un certo punto, perché la prima metà degli anni 90, come vedremo, vede già attivi alcuni degli autori che invece diventeranno molto popolari nella seconda metà del decennio. I nomi di Silvia Ballestra, Giuseppe Culicchia, Enrico Brizzi appartengono comunque allo stesso decennio nel quale emergono Niccolò Manniti, Aldo Nove, Stefano Massaron, Isabella Santacroce, Tiziano Scarpa, e quindi tutto quel gruppo di scrittori che non sono ancora particolarmente noti nella prima metà del decennio. E c'è, a dire il vero, sì, questa volta sì, c'è una linea di confine tra la scrittura dei primi scrittori della prima metà degli anni 90 e la pubblicazione di Gioventù Cannibale. E questa differenza, questa linea di confine che ci viene offerta anche da Giovanna Rosa, questa linea di confine è tracciata dal fatto che i lettori chiedono storie e che pertanto la linea diaristico-identitaria in cui i lettori si riconoscevano pienamente comincia, diciamo così, a cedere un po' il passo, a indebolirsi. Perché la richiesta di storie arriva da parte di un pubblico vasto, scolasticamente educato, socialmente stratificato e un pubblico che non si può certo limitare per un troppo esteso lasso di tempo a romanzo identitario. La letteratura e quello che questo pubblico richiede è l'interesse per vicende tali da soddisfare in termini letterari l'esigenza dell'inaspettato. E l'esigenza dell'inaspettato non può essere rispettata in un romanzo speculare, identitario, generazionale, diaristico, che dir si voglia, nel quale io, lettore, mi riconosco pienamente nelle azioni del protagonista o nei suoi stati d'animo. L'inaspettato è invece un senso di straniamento o un senso di semi-straniamento, volendo, cioè riconoscere da parte del lettore di vivere nella stessa età in cui si trovano a vivere ad e ad agire i personaggi della letteratura pulp, cannibale della seconda metà degli anni 90, ma di non riconoscersi naturalmente negli atteggiamenti davvero, in questo caso uso un eufemismo, davvero sopra le righe dei personaggi di queste storie, pur ambientate in un contesto ambientale, culturale, ben riconoscibile da parte del lettore. Ciò che non è più riconoscibile è quella specularità tra il lettore stesso e i protagonisti delle pagine lette.
Eccola qui, quindi la copertina, la prima edizione di Gioventù Cannibale, con questa lametta da barba su cui camminano in punta di piedi queste scarpe. La lametta da barba è naturalmente qualcosa di tagliente, qualcosa a cui stare attenti, qualcosa che può addirittura ricordare vagamente come citazione quel famoso "Dammi una lametta che mi taglio le vene" di Donatella Rettore, di parecchi anni prima. Comunque, beh, al ritratto della realtà si sostituisce con la letteratura dei cannibali la sua caricatura grottesca. Qualsiasi caricatura è in realtà una caricatura grottesca, e il senso del grottesco è una delle chiavi per comprendere pienamente questa letteratura. Questa letteratura che ci può anche far ridere, apertamente ridere, non soltanto sorridere, ma si tratta di un riso dettato dall'esagerazione, dall'eccezionalità della caricatura, del grottesco, della violenza, che raggiunge livelli talmente ipertrofici da sorpassare l'idea di violenza stessa per approdare in una comicità che diventa quasi catartica nel respingimento dell'ultraviolenza rappresentata nelle pagine di questa antologia. Ecco, attraverso la caricatura che cosa fanno i cannibali? Attraverso la caricatura decostruiscono l'ordine del ritratto, che può essere l'ordine del ritratto di un personaggio, l'ordine del ritratto sociale all'interno del quale si svolge la vicenda che di volta in volta viene narrata. Ecco, l'ordine viene ricostruito nel disordine, nella deformazione, come dicevamo, come leggete nella slide, nel grottesco, mentre l'aderenza alla credibilità lascia spazio a quella iperbole narrativa di cui parlavo in precedenza. E come nasce la più rappresentativa raccolta di racconti della seconda metà degli anni 90? Nasce in una notte, una bella notte di primavera, no? Come ci racconta Severino Cesari, che insieme a Paolo Repetti fu l'inventore della collana Stile Libero dei Einaudi, di cui parlavo all'inizio di questa lezione, che pubblica proprio Gioventù Cannibale, e che pubblicando Gioventù Cannibale si apre al pubblico generazionale, appunto, quindi si apre a un pubblico più giovane. L'intento proprio della collana Stile Libero era quella di pubblicare in Stile Libero, ma sotto il logo importante della casa editrice Einaudi, dei libri, dei romanzi, delle raccolte di racconti piuttosto che di poesie, che potessero incontrare l'interesse dei lettori più giovani, quindi anche dei lettori meno competenti di quelli che normalmente leggevano fino ad allora i libri pubblicati da Einaudi. Una bella notte di primavera, ed eravamo un po' in affanno nella redazione romana Einaudi, quando arrivò al computer l'elenco di titoli proposto da Daniele Brolli. Daniele Brolli, che è il curatore di Gioventù Cannibale, che qui è scrittore, critico, disegnatore, ex gruppo Valvoline con Igor Carpentieri e per l'antologia. Era quindi tempo di chiudere il libro. Daniele, gli avevamo chiesto noi di Stile Libero, Paolo Repetti e io, forse è il momento giusto, prepara tu che sai, tu che conosci, un'antologia dell'orrore estremo. Ecco, l'antologia viene preparata, è importante poi trovare il nome, il lancio pubblicitario, no, per questa antologia, e il lancio veniva anche dal titolo. Alla fine la sentivamo, sentivamo il libro come una creatura viva, ma si chiamava ancora Spaghetti Splatter e non ci piaceva tanto, ma sapevamo che un titolo sarebbe venuto. In genere arrivano all'ultimo minuto, e quella notte arrivò con gli altri proposti da Daniele. Quando leggemmo ad alta voce "Giovani cannibali, gioventù cannibale", ci guardammo, era lui. Chiudemmo il libro così, non sapevamo cosa sarebbe accaduto, ma eravamo assolutamente certi che non sarebbe accaduto nulla con Spaghetti Splatter, che
Che poi quell'aggettivo cannibale venisse da lontano, dagli anni e dai fumetti di Andrea Pazienza, ecco che ci risiamo, no? Siamo una generazione cannibale, aveva scritto Andrea Pazienza. Beh, è anche possibile, certo che è possibile che il nome Gioventù Cannibale rimandasse anche alle riviste, proprio come Cannibale, riviste di controcultura come anche Frigidaire piuttosto che Renudo. E quindi torniamo ancora una volta alla suggestione di Andrea Pazienza della controcultura bolognese degli anni 70, che è proprio quella vagheggiata anche nel Enrico Brizzi, odore di 77, odore di punk, odore di spranghe sotto i cappotti. Molte cose erano cominciate da lì, da Frigidaire. Ecco appunto la rivista che avevo già citato nella slide precedente, affiancando la cannibale, anche se Alex non riusciva ad afferrare tutte le implicazioni. Ecco quindi che a cavallo degli anni 90, quando il romanzo identitario cede il passo alla letteratura dei cannibali, succede che, uno, la letteratura dei giovani si trasformi, in qualche modo si deformi, no? Dicevamo prima, la ricostruzione della rappresentazione dell'ordine sociale attraverso la sua scomposizione e ricostruzione attraverso la caricatura iperbolica. Però questa trasformazione sta forse più nella declaratoria, nell'introduzione scritta da Daniele Brolli nell'antologia Gioventù Cannibali, di quanto poi non si trovi davvero nei racconti, e la nascita di un vero brand editoriale, quello dei cannibali, è un brand editoriale, quella di Einaudi, come abbiamo visto, è di fatto un'operazione commerciale, editoriale, commerciale che ha tanti limiti, ma che ha anche avuto, diciamo così, il vantaggio di poter lanciare, di poter far crescere almeno un autore come Ammaniti, che è oggi un autore ben noto, così come Aldo Nove e altri. Alcuni non ci sono più, come Pinkez, ad esempio, morto qualche anno fa. Però Gioventù Cannibale avrebbe fatto da rampa di lancio, come dicevo, a molte delle firme che ne permisero la composizione. Indicava, sebbene in termini artificiali, l'uscita, sì, da quel clima di isolamento tra gli autori che aveva contraddistinto gli anni Ottanta, proponendo invece nuovamente l'idea vincente di gruppo di scrittori, tipico delle vere o presunte avanguardie. Ora, parlare di avanguardia, parlando dei cannibali di Einaudi, è forse francamente un po' esagerato. Meno esagerato invece è mettere l'accento proprio sulla idea, ma da questo, dal punto di vista editoriale, di ricostruzione di un gruppo di scrittori, di un gruppo di scrittori che collaborano o hanno tematiche in comune. Negli anni Ottanta gli scrittori che fossero De Carlo, Lodoli o lo stesso Tondelli non avevano fatto gruppo tra loro, probabilmente non lo avrebbero fatto neanche negli anni 90, se non fosse intervenuta quella logica commerciale editoriale di cui stavo parlando. Ecco, se volessimo un po' vedere l'altra antologia che avevo citato all'inizio di questa lezione, del 1997, a cura di Valerio Evangelisti, Tutti i denti del mostro sono perfetti, casa editrice Einaudi in questo caso, si tratta di racconti, come dicevo, neofantascientifici, ma il fantastico, oltre che il grottesco e il neofantascientifico, sono importanti nella seconda metà degli anni 90, anche perché vanno a prefigurare un futuro tecnologico che stava lentamente verificandosi, ma che tutto sommato veniva descritto anche in termini ovviamente ancora una volta iperbolici, fantascientifici. Nulla si sarebbe davvero sviluppato in quel modo, così come lo raccontavano questi racconti, alcuni francamente terrificanti, che però davano un'idea, una prefigurazione dell'avvento del nuovo millennio. Si passava dal 1990 e rotti al 2000,
Quindi c'erano anche, diciamo così, nell'aria delle premesse avveniristiche, anche in termini di tecnologia e non soltanto, ma questo è un altro discorso ancora, in termini di trasformazione sociopolitica. Ecco, in Gioventù Cannibale c'è un racconto in particolare di Aldo Nove che si scaglia con grandissima violenza contro l'ipnosi del mezzo televisivo e magari anche contro i non luoghi per abusare un po' di una citazione dell'antropologo, di una intuizione dell'antropologo Marco Augé, il mondo dell'amore. I protagonisti di questo racconto, particolarmente, sì, in questo caso devo usare l'aggettivo splatter, truculento, difficile da leggere in alcune sue citazioni, in alcune sue, anzi, perdona, descrizioni che sembrano davvero tratte da un manuale di anatomia. I protagonisti sono Michele e Sergio. Michele e Sergio sono tutto sommato due sbandati della contemporaneità. Intendo dire che assomigliano un po' a, per chi li ricordasse, a Beavis and Butthead. Beavis and Butthead erano i protagonisti di un cartone animato, ecco, un cartone animato satirico e demenziale che veniva trasmesso su MTV. Quindi su una rete tutto sommato fatta di pubblicità, cioè cosa vuol dire? Che i video musicali dei vari artisti che venivano mandati in sequenza su MTV erano tutto sommato promozionali degli album che venivano via via pubblicati. In questo senso dico che MTV era una rete di pubblicità. Tra un video e l'altro di questo o di quel musicista venivano mandati anche i cartoni animati di Beavis and Butthead, che erano appunto due ragazzi teledipendenti che vivevano la loro vita davanti alla televisione, e la televisione stessa spesso era la mala consigliera di azioni sconsiderate e disastrose che trovavano poi espressione nella vita reale, diciamo così, di Beavis and Butthead. Succede qualcosa di molto simile a Michele e Sergio. Frequentano, non sapendo che fare, il non luogo di un ipermercato di Malnate vicino a Varese, quindi diciamo ipermercato, centro commerciale, quei luoghi della, diciamo così, ipnosi, collettiva, il sistema delle merci di cui stavamo parlando prima, di cui scrive, con competenza Elisabetta Mondello. E naturalmente all'interno di questo racconto, ecco che viene citato anche il programma televisivo feticcio, in questo caso OK, il prezzo è giusto, che era allora diretto da Iva Zanicchi, fino quasi alla riproposizione letteraria, anzi senza quasi, del jingle che apriva la trasmissione condotta dalla Zanicchi. Infatti Aldo Novi dice spesso io e Sergio ci canticchiamo la sigla d'apertura di OK, il prezzo è giusto, e quindi ta 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 ta, che viene ripreso nel testo, ovviamente senza la musicalità che ho tentato io in questo momento. Ecco, all'interno degli stessi racconti la fruizione di video pornografici molto forte, l'ipnosi indotta dalla mercificazione e il finale che non è né certo facile né felice, ovvero la castrazione reciproca dei due personaggi con abbondanti scene di sangue, descrizione, dicevo, da manuale di anatomia, dopo la sovrafruizione dei video pornografici di qui sopra. Diverso è l'attacco che al medium televisivo viene portato da Niccolò Ammanniti in Alba Tragica, il racconto che apre Tutti i denti del mostro sono perfetti, del 97. Alba non si riferisce a una generica Alba, quella che vediamo tutti i giorni quando ci alziamo. Ci si riferisce in questo caso a Alba Parietti. Alba Parietti, che era allora, ancora oggi molto nota, ma era allora, potremmo dire, da un certo punto di vista, spero di non risultare offensivo in nulla, un po' il sogno erotico, catodico degli uomini e dei giovani e dei meno giovani, naturalmente.
naturalmente degli anni 90, quindi compariva in televisione e l'effetto era tra virgolette assicurato da questo punto di vista. Lo stesso Magniti aveva detto in un'intervista che aveva poi chiesto lui stesso ad Alba Parietti, che veniva citata all'interno del racconto, se venendo citata il racconto potesse o meno essere pubblicato. E Alba Parietti, da donna simpatica, intelligente quale è, aveva immediatamente acconsentito. Il problema è che nel racconto di Ammaniti Alba Parietti si trasforma in un alieno, si trasforma in un mostro francamente orribile che finisce per divorare il protagonista del racconto, che è Marcello Beretta. Marcello Beretta è un guardone, un voyeur. E qualcosa di più anche nel racconto pare di capire che si tratti quasi di uno stupratore seriale, ecco, che si nasconde nelle ombre di Villa Borghese di notte e che straordinariamente in una di queste notti veda Alba Parietti, che in abiti molto succinti si allena, fa ginnastica, corre all'interno del parco. Bene, al protagonista non crede vero, non sembra vero, si avvicina con fare minaccioso alla supposta Alba Parietti, che anzi lo accoglie, dice: ah, guarda, sei qua, ti stavo aspettando, come mai non sei venuto prima? E mentre il protagonista Beretta capisce che obiettivamente c'è qualche cosa che non quadra, c'è qualche cosa che non torna, ecco che l'immagine televisiva per eccellenza, l'immagine eccitante televisiva per eccellenza, prende, assume le sue vere fattezze, si trasforma in questa sorta di quasi enorme alano con coda di coccodrillo e squame di drago e comincia a inseguire all'interno di Villa Borghese il protagonista Marcello Beretta. Ora, all'interno di questo inseguimento c'è una citazione probabilmente da Ghostbusters di Ivan Reitman, il film del 1984, e quindi fa parte di quella filmografia che per la generazione di Ammaniti, anche per la generazione un po' precedente rispetto a quella di Ammaniti, è un film culto. E all'interno di questo film c'è la famosa scena in cui Rick Moranis viene inseguito all'interno di Central Park a New York da uno dei due cani gargoyle che prendono vita e che si distaccano dal palazzo altrettanto inquietante, fantasmatico, che è poi il fulcro della narrazione del film di Ivan Reitman. Ma al di là di Ghostbusters, vediamo che all'interno del racconto di Ammaniti, così come capita spesso all'interno dei racconti della letteratura cosiddetta cannibale o pulp, abbiamo citazioni molto ben riconoscibili da parte di quella generazione di lettori che quei film, quelle canzoni, quel mondo televisivo e pop in generale ce l'aveva molto ben presente. E alla fine del racconto ecco che compaiono addirittura Bruce Springsteen e Riccardo Cocciante. Bruce Springsteen e Riccardo Cocciante perché? Perché una volta che il nostro mostro Alba Parietti ha mangiato Marcello Beretta e lo ha ampiamente digerito, ecco che cerca nuove vittime. E le nuove vittime che si presentano all'alieno sono due poliziotti che stanno facendo un giro di perlustrazione all'interno del parco e che stanno parlando di loro, tra loro, delle loro passioni musicali. Stranamente, uno è sfegatato per il boss, per Bruce Springsteen, come non capirlo del resto, e l'altro è sfegatato, e qui forse almeno io lo capisco un po' meno, per Riccardo Cocciante. Ed ecco allora che naturalmente il nostro alieno, pronto a mangiare anche i due poliziotti, si divide in due masse che piano piano prendono le fattezze di Springsteen e di Cocciante. Al di là del comico horror all'interno di questo racconto, vediamo che il messaggio è proprio quello del jet set, appunto televisivo, musicale, cinematografico, che finisce per divorare i troppo poco attenti, suoi fruitori, che ne vengono letteralmente ipnotizzati.
E sempre al 1994 appartiene, mi avvicino un po', alla chiusura, di questo nostro incontro, confusionario, magmatico, ma, spero naturalmente anche, ricco di stimoli e, di qualche idea. Ecco, nel 1994, in cui viene pubblicato sia Jack Frusciante uscito dal gruppo di Brizzi, sia Tutti giù per terra di Culicchia, viene pubblicato anche da EDS Branchi e di Niccolò Mammiti. E noi siamo normalmente abituati a collocare cronologicamente, secondo una linea di storia letteraria, nella seconda metà degli anni 90, nel 96. Ma in realtà nel 96 accade che Einaudi compri i diritti di Branchi e da EDS. E avvii un battage pubblicitario, un lancio sul mercato molto più efficace di quello orchestrato da EDS, e a questo lancio era naturalmente un lancio orchestrato proprio anche relativamente in occasione del lancio di Gioventù Cannibale. Quindi diciamo, ecco, è proprio mettere sotto la luce dei riflettori un nuovo tipo di letteratura che però già nella prima metà degli anni 90 aveva cominciato, diciamo così, visto che stiamo parlando di branchie, un po' a respirare. Ecco, qui branchie, oltretutto il titolo lo potete vedere, ha un punto esclamativo che verrà invece eliminato nell'edizione Einaudi. Che cosa dice Simonetti, che è probabilmente uno dei più importanti critici, con la letteratura circostante, che è il titolo di una sua importante monografia, uno dei più importanti critici attuali di letteratura strettamente contemporanea? La violenza, anche quando è efferata, sta parlando della letteratura dei cannibali, punta all'effetto umoristico, se non propriamente comico. L'enfasi cannibale sul sangue e sul corpo rivela in Branchie la sua matrice antirealistica e teatrale, che è quello che dicevamo prima. La violenza diventa talmente eccessiva, talmente elevata nei suoi picchi da farsi comica, da raggiungere l'effetto sperato dagli autori, completamente opposto alla descrizione di una violenza di altro tipo. Probabilmente anche meno efferata, più psicologica, che non contempla un ritorno alla demenzialità di quello che si legge. La sua matrice antirealistica e teatrale: c'è violenza, ma non c'è dolore. Il sangue è troppo per essere reale. E ancora. Nel romanzo, in questo caso Branchie di Niccolò Mammiti, si trovano tutte quelle soluzioni dinamiche di intreccio dei linguaggi narrativi: cinema di genere, videogioco, cartone animato e fumetto. Ora, a proposito di questo intreccio di linguaggi di genere, dal momento che ormai il tempo a disposizione è abbondantemente terminato, io non ho ovviamente, come al solito, fatto a tempo a dire tutto quello che mi sarebbe piaciuto dire, né tantomeno a leggere alcuni dei brani, dei romanzi e delle opere letterarie raccolte di racconti che erano tutte qui con me sul tavolo, da Enrico Brizzi a Branchie di Ammaniti fino a Gioventù Cannibale. Mi piace però chiudere con un pensiero di Vittorio Spinazzola, quindi direi del padre un po', no, della disciplina che io insegno come letteratura italiana contemporanea, intesa come modernità letteraria. La citazione è del 1999, quindi siamo ancora una volta perfettamente in linea con il romanzo generazionale identitario e con la scrittura dei cannibali. Per i giovani adulti di oggi, i fumetti, i romanzi polizieschi o fantascientifici o erotici hanno fatto parte della loro esperienza esistenziale. Sono stati spesso le prime vie d'accesso alla dimensione dell'immaginario, assieme al cinema, alla radiotelevisione, alla canzone. E chi si è appassionato non se la sente più di guardarli con il disprezzo sommario del letterato perbenista di una volta, secondo cui non se ne doveva nemmeno parlare, neanche per dirne male. Noi invece in questa lezione ne abbiamo abbondantemente parlato e oltretutto non dicendone soltanto male. Vi ringrazio molto per l'attenzione, vi auguro buon pomeriggio, ringrazio ancora Giuliana per questo cordiale invito e ripeto ancora, auguro buon pomeriggio a tutti. Grazie.